Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e buon primo maggio. Oggi è una giornata particolare, la festa dei lavoratori. Da una parte la festeggiamo avendo un upgrade a questi video, finalmente c'è del sottofondo musicale e questo perché io non conosco bene la piattaforma YouTube e insomma sto imparando. YouTube mette a disposizione dei brani che si possono utilizzare senza problemi come sottofondo musicale e siccome io sono un grande appassionato di musica, chi mi conosce lo sa e soprattutto chi viene in streaming il lunedì sera lo sa, ho voluto appunto cominciare, quindi adesso in poi tutti i miei video avranno un minimo di sottofondo musicale. Spero non dia fastidio, fatemi sapere se i volumi sono a posto, dovrebbe essere veramente appena percettibile. E io ho fatto i test con la mia voce, si sente bene quello che dico. Ok, l'argomento di oggi, come potete vedere dal video, è più o meno un meta-analysis. Vi faccio vedere un po' di mazzi davvero interessanti che ho visto uscire fuori in Modern. Però prima appunto volevo augurare a tutti voi un buon primo maggio, buona festa dei lavoratori in questo momento in cui in verità tantissimi stanno perdendo proprio la serenità a causa della disgrazia del coronavirus e di tutto quello che successivamente sta succedendo, cioè la perdita del lavoro di molti di voi. Io ancora resisto, il mio lavoro ancora resiste, ma non sono proprio in un periodo felicissimo, in verità. Io, chiaro che non si può parlare pubblicamente di certe cose, però io diciamo che ho sicuramente avuto dei problemi recentemente. Faccio un lavoro bellissimo e tutti, molti mi conoscono più per l'eSport che per Magic, e per quello che ho fatto all'interno delle community eSport dal 1996 in poi, cioè da quando le frequento, il giornalista, il caster e adesso con SL sicuramente il lavoro è bello perché commentare le partite dei ragazzi, giovedì prossimo ci sarà la finale del campionato di Counter Strike, è un privilegio fare loro delle interviste, della parte che davvero mi piace di questo lavoro. Dall'altra sto avendo delle difficoltà, comunque sia un po' per il modo di lavorare dell'azienda in cui mi trovo, un po' per le persone e non è un periodo facile, ma lamentarsi io che ancora mi arriva lo stipendio è una cosa che proprio non voglio fare. Il mio pensiero in questo giorno invece a tutti voi e ai vostri cari, a tutti coloro che il lavoro se lo stavano costruendo, studiando e che non sanno se domani ci sarà il lavoro, se l'erano costruito con tanti sacrifici e tanti soldi magari per investire, per fare un'attività e l'hanno perso. E a tutte quelle storie che sento raccontare, io sono, vi ho detto, un padre, vado in giro nel quartiere, vado a fare la spesa, vedo altri padri e ogni tanto mi si chiedono sempre, ma loro il lavoro come va? Perché ci sono delle società che chiaramente stanno continuando a lavorare grazie allo smart working. Ci sono delle persone invece che questo lavoro e questa serenità che io posso chiaramente comunque ancora avere, ma che è dovuta soprattutto non tanto al fatto che il mio lavoro ci sia ancora, ma al fatto che mia moglie, che è una donna fantastica, con cui io sto insieme da 20 anni tra l'altro. Prima era la mia ragazza, lei ha un lavoro molto stabile e chiaramente insomma questo sicuramente mi dà una serenità e perché io lavoro in una società che comunque fa eventi e di certo serenissimo non sono, poi soprattutto, ripeto, anche per i problemi che vi stavo dicendo prima. Quindi da una parte il lavoro è una parte importantissima di tutte le nostre vite, io ho sempre detto è il posto dove passi più tempo, perché in ufficio passi la maggior parte della tua giornata, quindi i colleghi sono importanti, le relazioni che si creano lì sono importanti, però non deve essere la parte più importante della propria vita, perché la parte più importante sono altre, sono parti che ti permettono, il lavoro ti permette di sviluppare, secondo me. E spesso e volentieri i lavori non ci piacciono, spesso e volentieri i lavori lo facciamo apposta e ci permettono comunque sia di fare altro. Dicevo, è comunque qualcosa che grazie a
come funziona il mondo capitalistico di oggi. Il lavoro ti permette di avere una determinata serenità e questa serenità in molti l'hanno persa. Quindi onestamente io oggi non potevo che incominciare questo video con un pensiero a tutti loro, perché è una cosa che sento, una cosa che sento, ed è una cosa che secondo me va detta. Poi dici, cazzo, sei su un canale di Magic, sti cazzi. Non è così, non è così. YouTube è un mare magnum di emozioni e di chiaramente di considerazioni, di idee. Quella è la cosa bella, fatte in video, fatte una buona telecamera, oggi col sottofondo musicale, quello che sia. Però rimangono idee, le idee, come dice in V per Vendetta, insomma, le idee, non si può uccidere un'idea, no? E in questo senso, che per carità magari è un paragone forte, io spero che questo inizio video in un modo o nell'altro vi faccia sentire appunto che non siete soli, che speriamo che appunto quando tutto questo sarà finito il lavoro si possa ritrovare e la serenità si possa ritrovare, perché è evidente che in un modo o nell'altro uno dice, cazzo, vengo qua per farmi, per divertirmi, tu mi stai facendo, me la stai facendo prendere a male. Raga, a 41 anni, tra poco 42, chissà, farò il mio video quando sarò, farò il compleanno, faccio il 26 maggio. E dicevo, è una cosa che per forza di cose ci devi fare i conti, e io credo che in un modo o nell'altro vada affrontata. Bene, il video finisce qua. No, scherzo. Tra l'altro, guardate, mi sono preparato anche, ecco, una cosa che penso del primo maggio per un giocatore di Magic è che il primo maggio era una di quelle giornate in cui, caspita, se fai tornei, tutti i negozi organizzano tornei. Quindi mi sono messo a riguardare le carte fisiche, tutta la mia collezione, queste sono le carte giocabili in Modern e Pioneer. Come vedete io le ho divise, prima ci sono le carte giocabili solo in Modern, che in Pioneer non ci sono, poi arrivano le carte che sono giocabili in entrambi i formati, questa è solo Modern, poi le carte sono giocabili in entrambi i formati, poi chiaramente alcune sono All Star che effettivamente vanno in entrambi i formati, altre no, ovviamente sono divise per multicolore. Questa è qui perché non è giocabile in Modern ma è giocabile solo in Pioneer, e appunto riguardavo le mie carte e pensavo a quando potrò tornare al Wildfire, che è il negozio che io frequento qua a Roma, che so che molti tra l'altro con me frequentano, e quando potremo, mamma mia quanto mi dà fastidio sta Blood Moon a bordo bianco, perché dove sono quelle mie Blood Moon a bordo nero? Una sola, ma siamo pazzi, stiamo pazziando, io ne ho quattro. Sono in qualche mazzo, dove caspita, se devo trovarle, poi le troverò, le cercherò. E appunto veramente anche per questo il video è un po' diciamo non certo allegrissimo, perché il primo maggio per me è sempre stato quel momento che ho lavorato fino al giorno prima, Laura, magari i bambini insieme ai miei, insieme a sua madre, li possono tenere. Io a fare un torneo di Magic, sto tutto il giorno a giocare a Magic e... 5. Bene, fantastico, questo me lo metto da scambio. Ma quante cose si scoprono comunque a sfogliare gli album di Magic, eh? E quindi te ne vai al gala, ti fai, capito, dalle 11 alle 7 di sera, sempre che non fai 0-2 drop, cosa che comunque insomma non è che è plausibile, sì, succede, e stai con la community, stai col The Gathering, riesci appunto a passare questa festa dei lavoratori in serenità e in divertimento. Però appunto quest'anno anche questo ci è stato negato. E quindi, ripeto, mi volevo far vedere il mio bellissimo setup, nuovo, e per quanto riguarda il resto, dicevo, ho giocato moltissimo Modern e ho, con il mazzo che avete visto ieri, ho fatto tantissime partite off stream, tantissime partite in generale. Sto tenendo, cercando di tenere un Excel che sia il mio tracker appunto di tutte le partite che ho fatto. Direi che sta andando molto bene, come potete vedere ci sono qui 10 vittorie di seguito, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 partite senza mai perdere, una sconfitta, due sconfitte, 3, 4 sconfitte e poi l'ultima proprio che ho fatto poco fa stamattina, un'altra sconfitta. Non ho per voi quindi delle partite da vedervi giocare, in questo momento sto giocando solo questo mazzo e penso che su YouTube appunto dovrò fare un po' di altri format, cercare magari appunto di vedere come faremo oggi la meta analysis del Modern e quindi che cosa sta venendo giocato in Modern, perché se intendo giocare competitivo e intendo continuare questa insomma cavalcata all'interno del formato, cercando di magari poi giocare un PTQ, fare un po' di play points, scusate come si chiamano, neanche lo ricordo, i punti che ci permettono di accedere agli eventi premium, e l'idea poi è quella di comunque cercare di giocare un mazzo solo, mentre per il canale ho sempre fatto vedere altri mazzi, quindi adesso vedremo che cosa mi inventerò. Sicuramente voglio riportare Historic, tra l'altro è uscita la notizia di Historic Anthology 3 e mi sembra un formato poi che con i companion ci si può divertire molto. Però oggi andiamo a parlare di Modern, vi voglio far vedere alcuni mazzi davvero particolari che girano in Modern. Modern secondo me, allora, se andiamo a vedere l'ultima top non delle league ma del preliminary, come potete vedere Devoted Devastation sta funzionando molto bene, ce ne sono molti. Uroza ha comunque i companion perché qui c'è Yorion, ma l'Urrus Jund ha il companion, ma non è un formato in cui i companion sono proprio perfettamente, hanno preso il possesso di tutto. Qui c'è un Amulet Titan, non ha companion, qui c'è, ovviamente c'è l'Urrus in Devoted Devastation che gli ha ridato veramente una marcia in più, però Neobrand non ha companion, e questo ha sicuramente Yorion, questo ha sicuramente l'Urrus, Boros Blitz e Burn hanno tutti dei companion, Humans non ha companion e comunque è riuscito a fare 3-2 in questo evento, Infect probabilmente non ha companion, infatti è così. Diciamo, il formato è stato sicuramente investito da queste carte, ma sta ancora tra virgolette resistendo, ci sono degli archetipi che giocano senza companion e giocano comunque molto bene. Allora, andiamo a vedere qualche mazzo strano, qualche mazzo davvero particolare. Qui c'è un Titan Shift che intanto gioca 30 terre, io non ho mai visto un computo di terre così grande, gioca anche un Triom, giustamente direi. La cosa che vi volevo far vedere di questo mazzo è questa, gioca Taitova, Benthic Druid, una carta di Dominaria che dice che quando una terra entra nel battlefield guadagnate una vita e pescate una carta, e Shared Summons, anche questa è una carta recentissima di M20 che cerca per due creature con nomi differenti, le riveli e le metti in mano. Fondamentalmente questo comunque sia è un Titan, come si chiama, un Titan Field, non so perché lo chiamano Titan Shift, è sbagliato, non c'è assolutamente True the Breach, quindi non shifta niente, e per il resto non ha altre cose interessanti, la side è abbastanza orizzontale e appunto non ha companion. Allora passiamo a questo RG, anche qui senza companion, è un fondamentalmente è una specie di tutto è nail perché gioca su questa carta, quindi vuole fare tantissimo mana, ha molte carte che fanno mana e gioca un Wolf, due Wolf Briar Elemental, ragazzi, cioè che è una 4-4 che quando entra per ogni volta che è stato kickerato perché ha un multi-kicker mette una 2-2 Green Wolf, quindi quando avete tanto mana praticamente vince da sola. Gioca un Panglacial Worm, ma l'avete mai vista sta carta in competitivo? Cioè, quando cercate la library potete giocare Panglacial Worm from your library, quindi cioè lui fa tanto mana, poi cerca la library con qualcosa e ti tira fuori comunque una 9-5 Trample, Ulamog e Emrakul sono già più normali, Nissa per fare tanto mana e appunto tutto è nail con cui può fare degli scherzetti mica da ridere, Xenagos se non sbaglio da
Aste, e infatti è qui come lui chiude Emragol, Xenagos ti gli dà Aste e vi uccide. Per quanto riguarda la site non abbiamo cose particolari, se non che usa il pacchetto Madcap Experiment Platinum Emperion per resistere a, perché non gioca artefatti, per resistere ai matchup diciamo burn, lì fa Madcap Experiment, tira fuori Platinum Emperion e lì la partita è finita. Ah, cominciano a vedersi i mazzi con Giruda. Io ne ho battuto uno nella mia strada, quindi Giruda è un companion veramente, secondo me, scritto male. Doveva essere your starting deck contains only carte dispari, tipo, così almeno avresti potuto usarlo solo come companion. Invece come carte pari vuol dire che lo puoi usare praticamente in quattro copie, di cui una puoi giocare sempre. Il mazzo si basa sull'interazione di Giruda con i cloni, quindi entra, sono tutti a costo pari, tutti questi cloni, viene clonato Giruda, rifà il suo effetto, viene clonato, rifà il suo effetto, viene clonato, rifà il suo effetto, fino a trovare Dragonlord Colangan, attaccano tutti e vi uccidono. Se non vi hanno ucciso, vi millano tutto il mazzo. Una particolarità di questo mazzo è giocare Heartless Summoning, che è molto interessante. Tutte le sue creature hanno -1/-1, ma fa Giruda due turni prima. Poi gioca degli accelerini, quindi se vi ha fatto di secondo un accelerino, poi di quarto con Lotus, no, non lo può fare, vabbè, lo farà insomma un turno prima, però c'ha Lotus Bloom appunto, che di quarto entra e glielo fa fare. E vi volevo comunque sia fare attenzione ad una cosa che mi è successa mentre giocavo contro questo deck. Ho vinto, però non l'avevo capita, ragazzi, la rileggo. When Giruda enters the battlefield, each player put the top 4 cards of their library into their graveyard, punto. Put a creature card with an even converted mana cost from among those cards. Ragazzi, io non avevo capito. Madonna, è tremenda sta cosa. Sta carta è proprio disegnata male, ma come gli ho venuto in mente? Qui ci vuole il totale. Tremenda, tremenda. Anche le vostre. Anche le vostre. Io la partita che ho perso dal mazzo di Giruda, sapete che è successo? Quest'uomo mi milla l'invala e la fa lui e mi blocca il mazzo, la mia l'invala. Io pensavo la giocasse lui di side. Restoration Angel, che io gioco, gli ha fatto comodo a lui per blinkarsi Giruda e rifare l'effetto. Una follia sta carta. Questa carta è veramente una follia. Questa carta è veramente una follia. Io non l'avevo capito, raga, non l'avevo letto, ci sono rimasto quando l'ha fatto, ci sono proprio rimasto. Comunque il mazzo si difende con le Line of Sanity da scartini, anche se, e soprattutto da burn, perché non deve essere un bel matchup, e poi c'ha Triple Pact of Negation, quindi quando sta per vincere, vince. È veramente un mazzo brutto. Ragazzi, fa il suo ingresso nel competitivo Lutri, ma ci avreste mai pensato che in Modern si giocava Lutri? E invece va proprio così. Each non-land card in the starting deck has a different name. Quindi, quando vedete poi tutta questa lista, queste non sono 100 carte, questo è un matto che sta giocando un mazzo Commander praticamente all'interno del Modern, è un blu-rosso controllo che gioca tutte le carte. Penso che questo mazzo sia il mazzo più divertente della storia di Magic, bellissimo, e gioca Lutri, The Spell Chaser, quindi The Spell Chaser, quindi chi avesse la fantomatica idea di... Quanto ti diverti con sto mazzo? Quanto? Quanto? Cioè, fai le cose doppie, è una follia, guardate cosa gioca chiaramente, gioca tutto quello che il blu-rosso può chiedere e tutto in monocopia. Ripeto, un'altra follia, ma questo almeno è un mazzo bilanciato, bello, divertente. 23 terre, si giocano degli, chiaramente Serum Vision, Opt, Slate of End, gioca tutto quello che può per manipolare, e poi gioca una serie di viandanti, spell, creature, belli, e gioca Yidaro. Tra l'altro con Yidaro c'è proprio un mazzo in Modern molto molto bello, questa lista. Comunque, dicevamo, le liste particolari che potete trovare in Modern, guardate questa, gioca Zirda. Per giocare Zirda chiaramente si gioca una combo all'interno del mazzo che Zirda abbia senso essere giocata, e quindi qui in verità non la vedo la combo, no, non la vedo, però giocare Zirda permette di giocare tante abilità
a meno, tipo quella del Drazi Displacer, tipo quella di Duskwatch Recruiter che si gioca un solo verde, pensate quanto diventa forte, devono essere tutte abilità attivate e questo uomo qui mi gioca doppio Zirda, perché Zirda ha l'abilità attivata, quindi me lo gioca triplo, cioè due Zirda qui e uno Zirda come companion, molto molto carino, tutti permanenti ovviamente continuano ad avere le abilità attivate, tranne Graf Digger Cage, quindi quando gioca Graf Digger Cage lui non può giocare questa carta come companion, ve lo insomma, faccio notare, mentre Casali e Relic of Progenitus gli permettono di usarlo, però chiaramente ha paura del cimitero, in generale di chi tira fuori carte dal mazzo. Ok, passiamo a un'altra lista molto carina, questa tra l'altro mi avete chiesto i mazzi budget, un mio piano è sicuramente cominciare a portarvi dei mazzi budget, così che il canale comunque possa anche aiutarvi a costruire una serie di mazzi con cui cominciare ad approcciare il formato. Qui siamo di fronte a un mazzo che non gioca fetch, quindi comunque è budget per quello, in cui Sambaget Canyon e Lurrus sono le carte più costose e è una specie di tasse, perché gioca Leone in Arbiter, gioca Talia, ma così così, e questo mi ha colpito perché gioca Triplo Lurrus Main Deck, cioè lui non gioca Lurrus come companion, preferisce giocarlo come carta normale. È una scelta strana, onestamente, penso dovuta al fatto che lui vuole giocare Flicker Wisp e Butterskull e Spade, perché ovviamente gioca Stoneforge Mystic, 4 Battle Exile, 4 Aether Vial, comunque una lista molto molto interessante, che di solito gioca Ashbringer, che se me lo fanno a me praticamente piango fino a domani, Creatures Entering the Battlefield or Dying don't cause ability to trigger, quindi rendetevi conto che cosa fa al mio mazzo Yorion, praticamente mi spegne totalmente. Bello, anche questa è una bella lista, onestamente, interessante, ha fatto 5-0, queste sono tutte liste da 5-0, non sono liste così così. Andiamo a vedere quest'ultimo pazzo criminale fantastico, dovete fargli una statua. Quest'uomo gioca Yorion, quindi deve giocare 80 carte, e gioca Yorion umani. Ve lo faccio in totale. Yorion umani, sì. Cioè, con tantissime carte che, ve lo dico, non hanno interazioni con Yorion, questo da mano, questo ce l'ha, però ce l'ha brutta perché lo levi che c'aveva i segnalini, però se ci sarà qualcun altro in gioco, i segnalini almeno lo metti, questo scarta, ok, questo lo puoi resettare, Phantasmal Image va bene, ma abbiamo visto come funziona, Talia's Lieutenant va bene, poi abbiamo Talia che non ha interazioni, Unsettled Mariner che non ha interazioni, General Kuro che non ha praticamente interazioni se non esiliare tutto il cimitero avversario, Cassie Malton Contest che ce l'ha, Mantis Rider che non ha interazioni, insomma una lista pazza come un pazzo di un gatto che non so che caspita si è inventato, tra l'altro non costa neanche tanto, giocherei molte più Canopyland per cercare di pescare, lui ne gioca solo 5, io ne giocherei tipo 8 quasi sicuramente, però è un'altra lista che assolutamente volevo farvi vedere perché davvero in Modern stanno uscendo delle cose molto molto carine. Quindi ragazzi, direi che il video può finire qui, oggi versione light, no light, in verità era pesantissima, heavy di Akira, ancora buon primo maggio, spero che spendiate questa festa con i vostri affetti, se potete, perché chiaramente alcuni non possono, dal 4 maggio potremo, se non è così spero comunque che teniate duro, perché non c'è niente da fare, in questo periodo dobbiamo tenere tutti duro, quindi questo è un augurio per me, questo è un augurio per voi, ci vediamo domani con un nuovo video, grazie per aver guardato.